Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione a cura della redazione di RTV 38 che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana, una puntata questa interamente dedicata al giorno della memoria in Toscana con tante iniziative da parte della Regione e del Consiglio regionale, in particolare al Museo della Deportazione e della Resistenza di Figline a Prato, una seduta solenne dell'Assemblea Toscana. Vediamo. Un consiglio straordinario qui al Museo della Deportazione di Prato, un momento in cui le istituzioni escono dai loro palazzi per incontrare uno dei luoghi più importanti della memoria storica e civile in Toscana, per ricordare la Shoah, per ricordare i campi concentramento e per fare in modo che tutto quanto accaduto in quegli anni bui della nostra storia europea non accada mai più. Il 27 di gennaio non deve essere soltanto oggi, deve essere tutto l'anno, specialmente in un tempo in cui purtroppo i testimoni di quelle barbarie non ci sono più. Il compito delle istituzioni deve essere sempre più quello di diventare amplificatori della memoria, perché quello che è accaduto non accada mai più. In questi anni purtroppo abbiamo dovuto interrompere i viaggi della memoria, il treno della memoria. Io spero che presto le condizioni sanitarie ci permettano di ripartire. Per me è stata una delle esperienze più significative della mia vita. L'ultimo treno alla memoria nel 2019, insieme a tante ragazze, tante studentesse e tanti studenti toscani. Abbiamo iniziato quel viaggio in cui le ragazze e i ragazzi sembravano quasi andare in gita. Dopo aver incontrato le sorelle Bucci il clima è cambiato. Siamo arrivati ad Auschwitz, a Birkenau, e il freddo non era soltanto un freddo che toccava il nostro corpo, ma arrivava dritto dritto al cuore. E il viaggio di ritorno ha significato per me tanto, perché le ragazze e i ragazzi non solo hanno conosciuto, non solo hanno compreso, ma hanno deciso di diventare testimoni di quella memoria, perché davvero quello che è accaduto non accada mai più. Allora abbiamo scelto in maniera simbolica quest'anno di uscire dal Consiglio regionale, di venire in uno di quei luoghi, come potete ben vedere, in cui si tocca con mano le barbarie del nazifascismo, in cui si tocca con mano quanta violenza c'è stata in quel tempo. È compito nostro, delle istituzioni, è fare in modo di arrivare a più persone possibili. Il compito delle istituzioni è quello di andare nelle scuole, di incontrare le ragazze e i ragazzi, di chiedere a loro un nuovo patto, il patto di tramandare, di parlare con i loro compagni, di fare in modo che insieme tutto quello che è accaduto non accada più. E finisco. Noi dobbiamo davvero cercare di essere vaccino contro l'indifferenza, perché spesso si pensa che quello che accade lontano da noi non tocchi noi. Pensate quello che sta accadendo a poche centinaia di chilometri da noi, una guerra che pensava non potesse più accadere in Europa, invece è accaduta di nuovo. E allora a noi anche il compito di lavorare perché ritorni la pace e perché davvero quello che è accaduto non accada mai più. È importantissimo tenere viva la memoria, oggi più di ieri, in un luogo simbolo come il Museo della Deportazione e Resistenza qui a Prato, partire dal ricordo, di capire quello che è successo, conoscere, perché ogni discriminazione oggi venga combattuta. È evidente che le condizioni che portarono alle leggi razziali, all'antisemitismo, a tutto quello che è successo contro gli ebrei, oggi si sta ripetendo sempre ai confini dell'Europa, quindi è doveroso e corretto da parte delle istituzioni di una regione come la Toscana fare una giornata che ricorda appunto la liberazione del campo di Auschwitz, ma soprattutto ricorda un orrore che oggi troppe persone vorrebbero rischiare di negare essere di fatto esistito. La nostra memoria, la nostra conoscenza e consapevolezza come Consiglio regionale della Toscana di non dimenticare mai quanto è successo e rendere ancora più oggi attuale dentro ciascuno di noi la responsabilità di provare a lottare contro ogni forma di discriminazione. Importante non dimenticare e dare sostanza
alla memoria, perché la memoria deve essere vissuta tutti i giorni. E quale migliore occasione di ricordare se non in un museo della deportazione e della resistenza? Qui tutto parla del passato, un passato che non va dimenticato per evitare che certi fatti possano ripetersi in futuro. È un nostro dovere. Questa mattina ad Arezzo sono stato presso le scuole e oggi pomeriggio sono qui a Figline, Prato, per testimoniare mai più. Questo deve essere il nostro impegno. Lo sento particolarmente da quando ho fatto il viaggio con il treno della memoria fino ad Auschwitz. È stato uno dei momenti che porterò nel cuore di questa esperienza in consiglio regionale. Le istituzioni devono essere presenti, devono essere vicine ai territori e devono dare testimonianza. E questo è uno dei nostri doveri. La memoria va sempre accompagnata allo studio della storia. I nostri testimoni, ovviamente, per motivi anagrafici, ci stanno lasciando, ma è bene incrementare lo studio di quello che è successo, perché è indubbio che la Shoah e l'Olocausto di altre categorie a opera della Germania nazista e dei suoi alleati ha rappresentato uno spartiacque del XX secolo, dimostrando cosa può arrivare a fare uno Stato civile, come era lo Stato della Germania, quando cade in mano a dittature di tipo totalitario. E quindi è bene insegnare quello che è successo, perché purtroppo il mai più ancora non si è avverato. Ancora oggi nel mondo ci sono genocidi e pulizie etniche. E per non dimenticare gli orrori dell'Olocausto, il Consiglio regionale ha voluto organizzare in Palazzo del Pegaso anche una mostra, un'esposizione molto particolare che non racconta soltanto l'orrore della Shoah, ma i protagonisti vengono analizzati nel profondo, nelle loro vite, nei loro legami, nei loro rapporti e in quello che facevano prima della tragedia. Una mostra negli spazi espositivi del Consiglio regionale per non dimenticare la tragedia dell'Olocausto, grazie agli archivi fotografici a Linari. L'esposizione, visitabile fino al 4 febbraio nel centro Expo Ciampi dell'Assemblea Toscana, ricorda la giornata della memoria 2023, ponendo al centro le persone colte nella loro vita quotidiana, quella ordinaria, che la Shoah distrusse irreparabilmente. Attorno alla Shoah non significa la Shoah, significa fare una scelta che esce dai campi di sterminio, non perché i campi di sterminio non siano qualche cosa di troppo importante da non dirsi, ma perché le vittime in fondo sono sempre state considerate i sommersi, delle persone dimezzate. I sommersi e i salvati si vogliono parlare, perché esiste un discorso sulla Shoah, non esiste il discorso su chi si è salvato, non solo, ma se salvati e sommersi li vediamo come persone gli uni e gli altri, persone che si parlano, perché il destino di uno poteva essere il destino dell'altro. Quindi questa considerazione delle persone nel loro esserci dentro la vita. Io condivido molto il taglio di questa mostra e sono contento, come Alinari, di aver partecipato, perché la memoria è qualcosa di molto delicato. La ripetizione è pericolosa. Certe cose alla fine producono assuefazione e quindi poi alla fine disinteresse e distacco. Mentre la giornata della memoria appunto è fatta per preservare dentro tutti noi questo senso di inaccettabilità, qualcosa che è incommensurabile, che rimane come un buco nero, diciamo, nel centro dell'Europa. Scegliere quindi in qualche modo di sottolineare quel buco nero, di lasciarlo così, cioè di non fare vedere i campi,
ma di far vedere quello che c'era prima e quello che per fortuna c'è stato anche dopo, è secondo me un modo per, come potrei, per rispettare, ecco, anche il silenzio che di fronte a certe cose bisogna mantenere. E quindi da questo punto di vista è non consueta questa scelta. A volte si finisce per rilanciare sempre di più, per far vedere sempre di più. Invece in questo caso far vedere meno, far vedere al di fuori. E scegliere per dire per il manifesto questa foto fantastica della bambina che sorride, che è inconsapevole in qualche modo del destino che aspetta lei o tanti bambini come lei. E però in qualche modo sottolinea appunto la ricchezza di ogni singola vita. Che non può essere ridotta mai solo alla sua fine, come nel caso della Shoah. Si può pensare che queste sono solo vittime, no? Queste sono persone che avevano una loro vita, che avrebbero potuto avere una loro vita. È molto significativa questa mostra, devo dire una delle più belle che abbiamo fatto come messaggio, al di là delle magnifiche foto che sono esposte, perché incontra la sollecitazione proprio di questi giorni della Liliana Segre, che ci ricordava quanto fosse a rischio per abitudine, una memoria un po' di maniera, dico io, che si sta diffondendo e che impedisce di sentire tutta la profondità drammatica e che a volte impedisce a questi fatti della storia terribili di interrogarci per l'oggi. Allora ecco, ricordare che quelle morti sono state vite prima, che quella disgrazia è stata prima una festa, è stata volti di bambine, è stata pratica di vita, è stata lavoro quotidiano, credo che sia fondamentale, perché altrimenti noi davvero rischiamo di celebrare un santino della tragedia, un santino della Shoah e non percepire più la vita che si percepisce benissimo andando a vedere quei luoghi. Questa mostra veramente, devo dire, mi ha commosso, perché vedere queste immagini di queste persone e sapere poi la fine che hanno fatto veramente colpisce. In particolare, a parte la bambina che colpisce moltissimo, è stata la riflessione sul matrimonio che si è visto celebrare e che nessuno pensava a quello che poi sarebbe successo. Effettivamente sono cose, queste fotografie sono importanti da far vedere il più possibile a tutti. La cosa che mi ha colpito è la sala dedicata ai bambini. Aver messo insieme nel dramma il sorriso dei bambini dà appunto un'idea diversa da quella che siamo soliti ricordare per questa giornata, per questo periodo, e quindi insomma complimenti veramente a chi ha curato la mostra, la realizzazione, complimenti sicuramente alla Fondazione Alinari, al Consiglio regionale, insomma è un passaggio importante e non scontato, non deve diventare la ricorrenza anno per anno, ecco. E questa mostra riesce a non commettere quel passaggio errato. E con questo è davvero tutto, la puntata speciale della Voce del Consiglio dedicata alle celebrazioni in Toscana per il Giorno della Memoria termina qui. L'appuntamento è come sempre per la prossima settimana, quando ci sarà una nuova puntata dedicata alle attività del Consiglio regionale, sempre su RTV 38. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Arrivederci.